Ciao a tutti, benvenuti sul canale. Oggi progettino semplice ma molto efficace. Al banco Sega per il banco Sega. Una dima per realizzare incastri a pettine in quattro misure diverse, da 5 a 20 mm, con la possibilità di realizzare degli incastri più forzati o meno forzati. Prima di realizzare questo progetto ho cercato parecchio su YouTube le varie soluzioni che esistono per realizzare incastri a pettine e ho scelto quella che per me è la più semplice da realizzare ed anche una delle più efficaci, adattandola alle mie esigenze. Per far questo ho realizzato una dima, in inglese quella che chiamano jig, da posizionare sulla slitta per i tagli trasversali. Se non sapete che cos'è una slitta per squadrare o non ne avete una, rimediate subito perché è uno strumento indispensabile per chi non abbia una squadratrice professionale. Su YouTube è pieno di video che spiegano come farsi delle slitte più o meno complesse. La dima che ho realizzato tramite una spina di legno duro consente di avere quattro dimensioni del dente del pettine, da 5, 10, 15 e 20 mm. Questa dima verrà ancorata sulla slitta tramite vite e farfalla. Oltre alla dima abbiamo bisogno di quattro distanziali per le quattro misure. Questi distanziali hanno la dimensione del dente ed è stato tolto lo spessore della lama. Utilizzando gli spessori al naturale si ottiene una giunzione particolarmente stretta. Se non avete bisogno di incollare, nessun problema. Se avete bisogno di colla, non c'è spazio. Per cui, applicando in questo caso due strati di nastro isolante da elettricista, otteniamo delle unioni più lasche, quindi che permettono anche di ospitare la colla. Nella fattispecie, la prima è stata realizzata con mezzo centimetro, questo è l'incastro giusto senza colla, e invece questa più lasca è stata realizzata applicando i due strati di nastro isolante. Per prima cosa realizzo i distanziali, partendo da dei listelli di noce quadrati da 2 cm di lato. La precisione dei distanziali non è essenziale, a meno che non vogliamo una misura precisa per ottenere un numero intero di denti sul pezzo. Cioè, se il pezzo è da 10 cm e il dente è da 1 cm, otterrò esattamente 5 denti e 5 incavi. Tagliamo i distanziali in modo che siano più lunghi della dimensione finale. Questo perché quando effettueremo i tagli per inserire la spina nella dima dovremo utilizzarne due come distanziale. Poi procediamo a rimuovere dai distanziali lo spazio della lama. Questo utilizzando un blocco a filo lama per appoggiarvi i distanziali. Una volta ottenuti i distanziali, procediamo ad effettuare i tagli che serviranno per inserire la spina. Utilizzeremo a due distanziali, quindi spostando di 10, di 20, di 30 e di 40 mm la dima rispetto alla lama. La spina è stata anch'essa realizzata utilizzando del noce e deve avere lo spessore della lama per adattarsi ai tagli effettuati. Prima di bloccare la dima sulla slitta, effettuo una prova per vedere se il sistema funziona. Avendo utilizzato il distanziale senza ulteriori spessori, ho ottenuto un incastro molto giusto, che non lascia spazio per la colla. Applicando del nastro isolante da elettricista, in questo caso due strati, riesco a ottenere un incastro più lasco che lascia spazio per l'incollaggio.
A questo punto, dopo aver riportato la dima in posizione originale, segno e foro due fori passanti che serviranno per ospitare due viti che verranno bloccate con due farfalle verso l'esterno. Per ospitare la testa della vite allargo il foro con una mecchia. Se usate una Forstner vi conviene prima praticare lo svaso per la testa della vite e poi forare. Ora passiamo al procedimento vero e proprio per eseguire la giunzione a pettine. Per prima cosa posizioniamo la spina nel foro che corrisponde allo spessore del dente che vogliamo eseguire. Poi appoggiamo il distanziale alla spina. Dopo di questo appoggiamo il pezzo allo spessore ed eseguiamo il primo taglio. Rimuoviamo lo spessore, appoggiamo il pezzo alla spina ed eseguiamo il secondo taglio. Adesso proseguiamo a svuotare lo spazio fra i due tagli con diversi passaggi sulla lama a seconda dello spessore del dente. Poi spostiamo il pezzo in maniera che la spina sia in corrispondenza dello scavo appena effettuato. I bordi di questo ci daranno i due nuovi tagli. Rimuoviamo il materiale in eccesso e ripetiamo queste operazioni fino al termine del pezzo. Poi, utilizzando il primo dente del pezzo appena realizzato come distanziale, appoggiamo il secondo pezzo rovesciato. Questo ci darà la distanza per il primo taglio. Spostiamo il primo pezzo dall'altra parte della spina e lo usiamo come battuta per il secondo taglio. Come battuta per il terzo taglio usiamo il bordo dello scavo che è il primo elemento del secondo pezzo. Nel primo pezzo il primo elemento è un dente. Nel secondo pezzo, di conseguenza, il primo elemento sarà uno scavo. La giunzione è buona. Ci sono alcune scheggiature date dalla lama che possono essere evitate posizionando un pezzo martire fra la dima e il pezzo che si sta lavorando. Ok, lavoro terminato. Devo dire che sono stato molto aiutato dal sistema di aspirazione automatica che ho realizzato modificando una ciabatta spendendo una trentina di euro. Vi lascio un link qua sopra. Un'altra peculiarità del mio impianto di aspirazione è la possibilità, per esempio sul banco sega, di escludere l'aspirazione superiore. Ok, dima per incastri a pettine terminata con successo. Se il video vi è piaciuto e se vi è stato utile, mettete un like e iscrivetevi al canale. Grazie per la visione e a presto!